L'unico modo che ha questa commissione di salvare la faccia, il presidente Casini, di non dimostrarsi un osceno fiancheggiatore del renzismo, appunto, è convocare Ghizzoni, l'ex amministratore delegato appunto di Unicredit, che rivelò, secondo De Borto, il fatto che la Boschi avesse tramato in un certo senso per salvare la banchetta di famiglia. Il PD non pone veti alle audizioni di nessuno, noi siamo disponibili ad audire tutti, fermo restando che personalmente ritengo assolutamente irrilevante l'audizione di Ghizzoni, e la richiesta è palesemente strumentale, perché ammesso e non concesso, e credo che non lo sia, ammesso e non concesso che sia vero, questa roba per l'oggetto dell'attività della Commissione è rilevante, visto che noi dobbiamo ragionare su cosa ha prodotto una crisi bancaria, su quali sono gli effetti e su quali sono le cose che si possono fare. Da questo punto di vista questa vicenda non è oggetto dell'attività della Commissione. Dopodiché ribadisco, visto che non abbiamo nulla da temere, non abbiamo posto veti su nulla. E invece tutta Italia vuole sapere se un ex ministro della Pubblica, attuale sottosegretario importantissimo appunto, abbia mentito a Parlamento, e se un ministro ha mentito al Parlamento e ci sono le prove deve dimettersi all'istante. Se dovessimo arrivare all'audizione di Ghizzoni, chiederete di audirlo in forma testimoniale? Il buon senso sarebbe quello di ascoltarlo, di audirlo in via testimoniale, perché così siamo al riparo da qualsiasi incomprensione e da qualsiasi problematica successiva, come magari sono accadute per altre situazioni come la procura di Arezzo. Lo chiederete? Noi assolutamente sì. La decisione su Ghizzoni, l'ufficio di presidenza ha deciso di dare al presidente 24 ore circa per raccogliere, oltre alla richiesta su Ghizzoni, che è stata richiesta da 7-8 gruppi se non ricordo male, anche le altre richieste, e vedere se si può fare una proposta unitaria che consenta all'ufficio di presidenza di non andare a un voto. Naturalmente va costruito un quadro condiviso, noi abbiamo fatto delle richieste di audizioni, ci sono decine di nomi richiesti dai vari gruppi. Quali sono i nomi che propone il partito? Abbiamo ad esempio chiesto dall'inizio un approfondimento abbastanza serio sulla vicenda delle banche venete, che coinvolga nell'audizione i vertici di quelle banche e anche alcune personalità politiche che in quel territorio, diciamo, hanno un ruolo. Zai, il presidente. Abbiamo chiesto ad esempio anche l'audizione di Zai. Consoli e Zonin, quindi per quanto. Zonin l'abbiamo chiesto in chiaro, da qui, insomma, ci sono una serie di persone. Ovviamente fin qui erano prevalsi i veti e di tante forze politiche rispetto alla nostra richiesta di fare chiarezza anche su questo. Se decidiamo che cadono i veti, cadono per tutti. In commissione non c'è stato alcun veto su alcun nome. Sono stati fatti 21 nomi in totale da tutti i gruppi politici, abbiamo più di 7 giorni di lavori potenziali davanti a noi, questo significa che 3 persone al giorno potremmo dirli tutti, da Draghi, la Vestager e tutti quelli che ci sono, Nui, piuttosto che Consoli, Zonin, Dagui, tutti quelli che sono stati fatti, la lista l'avete a disposizione, sono tutti nomi interessanti per capire qual è il problema del sistema bancario. Diciamo che se rimanessero quelli degli altri, a quel punto il veto vostro su Ghizzoni tornerebbe. Siamo sempre riusciti a lavorare tutti insieme, facendo le scelte all'unanimità, con un grande trasversalismo, anche sul merito delle questioni, credo che possiamo andare avanti così fino alla fine.